Buongiorno ragazze e ragazzi, bentornati nel mio canale. Eccomi tornata con un nuovo video. Questo sarà un What I Ate in a Day e iniziamo subito. Iniziamo sicuramente con una buona colazione. Come prima cosa, ovviamente non può mancare il mio caffè mattutino che adoro. Fatemi sapere se voi siete team caffè, team cappuccino, succo di frutta. Fatemi sapere un po' le vostre abitudini. E poi con questo bel sorriso 20 grammi di biscotti secchi, questi qua sorridenti. E in questi giorni sto provando questi biscotti della Vivo Meglio che trovate da MD, frollini e 5 cereali con semi di lino e miglio. Io ve li straconsiglio perché hanno degli ottimi ingredienti e sono davvero buoni. Quindi straconsigliati. Ed ecco la mia colazione. Buona giornata. E ovviamente non può mancare il mio spuntino mattutino. Questa mattina, proseguendo in dolcezza, mangerò un pacchetto di pavesini, perché è sempre l'ora dei pavesini. Ed è arrivato il momento del pranzo, dove mi gusterò degli ottimi fagioli che io adoro. Questi sono i fagioli cannellini, ma adoro anche i fagioli borlotti e in generale tutti i legumi. Fatemi sapere se anche a voi piacciono molto i legumi e i fagioli. Li adoro. E li gusterò con 50 g di pasta integrale, nello specifico questi sono i mezzi di tali rigati della De Cecco, che è uno dei marchi migliori in commercio per quanto riguarda la pasta. Infatti ha degli ottimi ingredienti e io ve la consiglio assolutamente. E questi sono davvero buoni. Tra l'altro, come potete vedere, sono ormai quasi finiti, quindi fatemi sapere se siete interessati a vedere sul mio canale un video dei prodotti finiti mangerecci. Ed ecco il mio ottimo pranzetto. Buon appetito! E proseguiamo con lo spuntino pomeridiano, dove mi gusto un frutto. Oggi ho scelto una banana, infatti tra un po' mi devo andare ad allenare e quindi faccio scorta di potassio. Ed eccoci arrivati alla cena. Per cena mangerò due uova sode e un mix di verdure grigliate tra melanzane grigliate, peperoni grigliati, zucchine, eccetera, e 50 g di pane bianco. Stasera mangerò il pane bianco perché l'abbiamo comprato fresco fresco dalla panetteria e non posso non assaggiarlo. Però ultimamente sto mangiando il pane integrale e mi sta piacendo molto. Ecco la mia cena. Bene ragazzi, fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, se ne volete vedere altre sul mio canale, se preferite un What I Ate in a Day parlato come in questo caso o come lo facevo in passato solo foto con la musica. Fatemi sapere un po' voi. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!